Ciao ragazzi, nel video di oggi esploreremo due luoghi molto interessanti e ricchi di storia. Il primo è un canyon incredibilmente profondo, vedremo come l'acqua ha plasmato per migliaia di anni questo luogo. È stato scavato da un fiume che ancora oggi passa lì e pensate, all'uscita del canyon c'era una dogana per il controllo delle merci che c'è ancora. Il secondo è un luogo incredibilmente misterioso, un villaggio abbandonato a causa della peste del 1600. Pensate che quella terribile pandemia uccise 1 milione di persone in un tempo in cui il nord Italia ne contava 4 milioni. Visiteremo questo paese e scopriremo cos'è accaduto a questa comunità in passato e come la loro vita sia stata cambiata, completamente sconvolta in seguito a questo tragico evento. Entreremo in una delle case di questo villaggio, un posto che è rimasto completamente intoccato per un secolo. Ora preparatevi a scoprire questi due luoghi meravigliosi e salite in moto con me. Vamos! Eccoci qua ragazzi, on board. Qui davanti a me c'è un canyon enorme che è un po' celato dalla vista delle montagne, ma c'è la Forra dell'Imarò che è stata scavata dal fiume Sarca, che è il principale immissario del lago di Garda. È una forra profondissima. Chiaramente adesso noi gli passeremo a fianco dalla nuova strada che passa in galleria, ma la vecchia strada era stata proprio scavata nella roccia. Adesso è una bellissima ciclabile che, se vi piace un po' la bici da corsa, da mountain bike, vi consiglio di fare. Si vede, si intravede appena scavata nella roccia. Ora immedesimatevi un attimo nei tempi antichi. Passare questo canyon era una cosa veramente difficile, veramente complicata, e si rischiava la vita passando su quella strada. Addirittura c'è il passo che si chiama Passo della Morte. E guardate qui sulla mia sinistra, adesso vi faccio vedere uno dei segni del passato che è difficilmente riconoscibile se non si sa, ma qui proprio vicino all'azienda agricola Salvetta, tra l'altro fanno un vino fantastico, c'è questa struttura che era una locanda. E poco più avanti possiamo vedere dei merli proprio qua sopra di me. Allora, l'Italia è così ricca di tesori che le tracce sono ovunque. Questo edificio qui proprio dietro di me era un'antica dogana, perché come vedete sui merli era una costruzione fortificata. Qui si controllavano le merci, si pagavano i dazi che entravano nel vescovato di Trento. Chiaramente bisognava attraversare il fiume Sarca, che non era proprio questo fiumicello che oggi vediamo. Infatti il fiume Sarca ad oggi è il fiume più regimentato del Trentino per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica, ma prima era un fiume veramente impetuoso e il suo attraversamento era molto difficile. Come se non bastasse, l'attraversamento del fiume era aggiunta alla difficoltà dell'attraversamento del canyon dell'Imarò, che si faceva su quella vecchia strada che non c'era nemmeno, c'erano dei sentieri molto pericolosi, come vi ho detto, il passo della morte. Ma adesso torniamo in moto e vi faccio ammirare il canyon dall'alto. Vamos! E poi, come sempre in montagna, se non ci sono elementi di riferimento si riesce anche difficilmente a capire l'immensità di queste pareti di roccia. Ecco, se vi piace la bicicletta, qui al tornante, non mi ricordo quale, secondo, c'è l'ingresso per la ciclabile, che è breve ma molto scenografica perché proprio ripercorre la vecchia strada. E laggiù in fondo quelle maestosissime montagne sono già le Dolomiti di Brenta. Adesso con le comode gallerie non ci accorgiamo nemmeno di che paesaggio stiamo attraversando. È un posto veramente che sembra di essere tipo a Yosemite. E pensate che quel maso lì è ancora di proprietà della chiesa, perché la chiesa aveva moltissimi, chiaramente il vescovato di Trento aveva moltissimi domini da queste parti, ha attuato la bonifica di tutta quella pianura all'uscita del canyon e ha ancora la proprietà di quel maso. Thank you.
andiamo verso il castello di Stenico, che è la stessa direzione che si fa quando si va verso il lago di Molveno. Chiaramente il castello di Stenico era un castello posto a controllo dell'unica via che c'era per arrivare sulla valle del Sarca, quindi era proprio a picco sopra questo canyon sempre scavato appunto dal Sarca. Anche qui si vede molto poco la morfologia della valle, ma il canyon è proprio dietro il castello. In quella valle lì c'è il canyon profondissimo, e anche quando la attraversiamo questa strada qua, che è la strada quando dal lago di Garda vai verso Madonna di Campiglia, non ti accorgi assolutamente di essere dentro un canyon, perché anche lì sei in galleria. Se avete tempo, il castello di Stenico dentro è carino, vale la pena una visita. E qui siamo nel classico paesino trentino, molto carino, anche se c'è molto da vedere, però è abbastanza tipico. Questo è il paradiso totale se vi piace la mountain bike. Qua c'è la, qua dietro c'è una valle, si chiama Valle Algone, bellissima. Ora passiamo su quella che è la vecchia strada da questo lato, diciamo alla sinistra orografica del fiume. Sinistra orografica vuol dire che si prende sempre il corso del fiume, il fiume scorre in giù, quindi siamo alla sinistra del fiume. Qui si riesce un po' a percepire com'era questa strada scavata nella roccia e che difficoltà doveva esserci nel percorrerla. Poi ragazzi, qua nevicava di brutto, non c'erano mica mezzi spalaneve. Quando qua nevicava, la strada era bloccata nella roccia. Era come le vecchie strade, dovevano proprio seguire il profilo della roccia e della valle, anche allontanandosi dal corso principale. E qui c'è la Valle Algone, bellissima, veramente bellissima. Chiaramente strada chiusa ai mezzi motorizzati, salvo autorizzazione. Ecco qua, avevo mancato la deviazione subito dopo la Valle Algone, Iron. Eccoci qua. È ancora disabitato, nel senso che non viene abitato tutto l'anno, viene abitato solo d'estate. Questa è una vecchia calcare in cui facevano la calce con le rocce calcare, metodo antichissimo, ancora risalente ai romani. Qua c'è un torrentello e chiaramente poco più avanti c'era qualche mulino. Queste sono le vecchie macine del mulino. Però ragazzi, parliamo proprio di tempi passati. Pensate che lì c'era una storia che delle persone erano state messe in galera per macina di frodo, perché chiaramente per usare il mulino non sempre le persone avevano i soldi per far la farina e pagare il mulino, e quindi venivano qua la notte a macinarlo di nascosto. E eccoci arrivati al borgo di Iron, primo documento del 1211. Eccomi arrivato qui ragazzi nel borgo di Iron. I primi documenti che se ne hanno risalgono al 1211, ma sicuramente l'abitato è molto più antico. Questa struttura dietro di me reca una scritta: Hotel à la Barque del 1886. Probabilmente più che un hotel come lo concepiamo noi nei tempi moderni, chiaramente era un'osteria che offriva alcuni posti letto e un ristoro per la notte per chi veniva qui chiaramente a cacciare o a tagliare la legna. Poi c'è questo tronco incredibile dietro di me, si fa anche difficoltà a vederlo perché c'è questa forte differenza tra la luce e l'ombra. C'è una data sopra,
che si scorge a fatica, il 1579. Pensate, questo tronco così resistente è qui esposto agli agenti atmosferici e sostiene questo trave da 443 anni. Qui, essendo stato spopolato questo borgo per secoli, l'architettura è rimasta praticamente intatta e si vedono questi segni neri sui muri, appunto lasciati dal fumo, dal fuoco. E come mai? Come mai sul muro ci sono questi segni e non avevano camini? La spiegazione naturalmente è di ordine logico. Prima la grandissima parte di queste case aveva una struttura in legno, quindi avere un camino, una canna fumaria calda all'interno della casa poteva comportare un altissimo rischio di incendio. Le case, essendo così vicine, l'incendio si sarebbe propagato da una casa all'altra. Quindi il fuoco si faceva nella stanza in basso. Si apriva semplicemente la porta per far uscire il fumo, che quindi poi andava a sporcare di fuliggine, a coprire di nero tutte le volte degli archi nelle case vicine, fondamentalmente. Però era la soluzione più sicura. Ma allora non è vero che è un borgo disabitato? Non è vero, no. Dicono un tutti. Un borgo fantasma, dicono addirittura. Sì, è vero, è vero. Quella che è, ho la possibilità, arrivo qua. Era tutto coltivato, patate. Certo. Quante persone saranno vissute qua? Questo non lo so. Fatta la pesca. Perché anche adesso che sommando tutti i cognomi, che chi proprietà di 30 persone. Ah, ok, parecchia. Con altro abitante. Ah, no, faccio le foto, dicevano che era un borgo fantasma, ma vivono le persone qua. I vai vecchi. Sì, ma però non le mai sta abbandonando. Mai, perché mai. Ah, sì, dai, no, il paese è molto buono. Ecco, dei nostri avi, che dicevo che quando veniva fuori dalle malghe, veniva qua. Sì, perché dicevano che erano scappati dopo la peste del 1600. Dopo la peste. Ah, quindi era stata. Dopo sono tornati. Dopo sono tornati. Perché dalla peste era deserto, quindi non era più niente. Ecco. Sì, diceva che era sto persona che la vedeva... I morti. Insomma, le persone che vede sempre. Sì, però sì, che sì. Si è ferma che tutto l'anno... Solo la signora. Tutta la roba vecchia... Quasi più, non ne può. Ah, qua dentro c'è proprio il pozzo. Io sì. Pensavo che l'unico pozzo fosse lì alla chiesa, invece ma c'è questo qua. È un pozzo che l'era pieno di insomma, lì dopereva. Vede che lì era per prendere l'acqua dal tetto. Ah, ok, recupero acque piovane era. Esatto. Per le acque piovane, sì, sì, quindi non era un pozzo che prendeva una adesso vena. Incredibile. Alla porta chi? Ma che storia, incredibile. Questa qui è una porta... Originale. Originale. Chissà quanti anni ha questa, guarda quanto fumo c'è addosso. Sì. Cioè, c'è la fuliggine proprio. Esatto, fuliggine si chiama in italiano, sì, si carino. Sì. Questo qui è il soggiorno, la cucina. Sì, la cucina. Sì. Chiaro, però qua era tutto nero, completamente era tutto nero. Quelle marce che vengono fuori là, è la fuliggine. L'era... Dopo è stato chiaramente smaltato, sarà era tutto. Qua com'era, sì, sì. Com'era tutto originale. Questa porta è originale. Sì, sì. Lì è ancora originale, anche la serratura originale. La serratura della roba. Adesso attraverso una porta e sarà come tornare indietro di 100 anni, perché è rimasta chiusa per un secolo. Questa è proprio la... come era non più toccata. Guarda che roba. Guarda fine. Pazzesco, cioè qua si scrosta proprio la fuliggine. E questa cos'è? Cacca di piccione, animali? Ma lì dopo le caliche vengono. Ah no, okay. A terra, capito? Guarda i piatti di una volta. Qua è come se uno... La grattugia, guarda che roba. Il letto. Qua le banchette a fianco al focolare. Fianco al focolare, sì sì. Mamma mia, che posto angusto. Qua ci vediamo persone. Ah? Incredibile, completamente incredibile. Vedi, guarda. Questo gas. Sì sì, le vecchie, il tabiello. Cos'era questo? Il pane? Teneva il pane qua dentro. Gli metteva dentro le porate e qualcosa. La dispensa, sì. Cioè, c'era un odore qua dentro, adesso non so più, però c'era un odore fortissimo. Cioè, questa era proprio la casa, quindi qua è il soggiorno, dormivi... Chi dormiva? Tutto qua. Mamma mia, che vita. E chi così era la catena? Ah, certo, col pentolone. No, lì va. Sì, sì, lì c'è ancora la vecchia catena. Sì, sì, ecco, c'è il fumo lì. La fuligine. C'è ancora, cioè, la cenere dell'ultima volta che è stato acceso il fuoco qua. Ecco ragazzi, incontri pazzeschi in esclusiva per il canale, una cantina di
più di 100 anni fa, sicuramente come si viveva almeno 100 anni fa. Mi avvio verso la chiesa che voglio vedere il pozzo dove si abbeverava la comunità che viveva qui. Ed anche queste pietre per segnare i confini, tutte spaccate una a una a mano, tutte pietre di granito, che lavori pazzeschi che facevano veramente una volta. Ecco, quello lì è il pozzo del paese praticamente. Tutto il paese andava laggiù a prendere l'acqua. Però come avete visto erano sicuramente più accorti di noi oggi, perché avevano i pozzi per recuperare anche l'acqua piovana, cosa che moltissime case al giorno d'oggi non hanno, anche se sono case isolate, non hanno questo sistema di recupero delle acque piovane. Ma come mai si spopolò questo borgo? Beh, si spopolò principalmente per la peste del 1630. Fu questa epidemia di peste bubbonica, perché ci sono varie forme di peste, questa in particolare è bubbonica perché forma queste pustole purulente che si chiamano bubboni, che colpì l'Italia settentrionale dal 1629 al 1633. Si chiama peste del 1630 perché il 1630 fu appunto l'anno di massima diffusione. Tanto per darvi dei numeri, ragazzi, si stima che la peste bubbonica abbia ucciso circa 1.100.000 persone, che già di per sé sono tante, ma su una popolazione che in Italia settentrionale al tempo contava circa 4 milioni di persone, quindi nel nord Italia una persona su quattro morì di peste. Tuttavia è importante ricordare che la peste del 1630 fu soltanto una delle varie ondate di peste che flagellarono il continente europeo nel corso del XVII secolo. Ci fu la peste di Londra, la peste di Amsterdam, la peste di Malta. Pensate che nella sola Amsterdam uccise 35.000 persone. Visto che siamo appena usciti da una pandemia, si possono fare alcune similitudini, ma non del tutto, visto che la pandemia era, la nostra almeno, causata da un virus, il coronavirus. Invece qui si tratta di un batterio che causa appunto la peste. Nello specifico questo batterio, l'agente eziologico, si chiama Yersinia pestis. E come avviene il contagio? Beh, il contagio avviene tramite i roditori. Immaginate che prima nelle case c'erano molti topi, ma anche roditori selvatici come scoiattoli. Semplicemente passa dal roditore alla pulce alla persona umana. Naturalmente parliamo di un'epoca in cui non si conoscevano i batteri, quindi non si conosceva esattamente cosa causava la peste e come veniva trasmessa. Ma le persone dell'epoca cominciarono ad adottare dei provvedimenti per contenere le pandemie. Per esempio in questo borgo, nel borgo di Ron, come fecero anche a Londra, misero delle guardie armate per evitare che le persone potessero entrare nel borgo, che non potevano essere controllate, non si poteva sapere se erano persone infette oppure no. Quindi l'unica soluzione era proprio chiudere i porti, o in questo caso le porte della città. Però la peste riuscì comunque ad arrivare a Ron, e come? La leggenda del paese narra che due donne del paese, mentre erano fuori per affari, trovarono lungo la strada due calze nuove e quindi se le misero, conoscendo comunque la penuria di trovare abiti in quegli anni. Non è che avevano mille cambi come abbiamo oggi, quindi gli abiti venivano rattoppati ed usati tutto l'anno, quindi immaginati che fortuna nel trovare delle calze nuove. Misero queste calze che probabilmente avevano le pulci, quindi vennero morse dalle pulci, vennero infettate e quindi quando tornarono al paese infettarono tutto il resto della gente. Sempre la leggenda narra che rimase nel paese un'unica persona appunto a far da guardia dei morti, che li stipava in una stanza chiamata appunto la Cappella dei Morti. Rimase solo lui, l'unico abitante che rimase sopravvissuto a questa epidemia. Comunque, se pensate che la peste bubbonica sia sparita, beh, vi sbagliate, perché è sparita sì, ma almeno soltanto in Europa. In India c'è stata fino all'Ottocento e nel mondo vengono considerati circa 600 casi di peste bubbonica all'anno, di cui 100 persone purtroppo non riescono a superarla. Piccola curiosità, il nome peste deriva proprio dal latino pestis, che vuol dire appunto distruzione, grande malattia. Guarda un altro rimasuglio del passato, una carriola tutta fatta in legno completamente. Questo è un attrezzo che probabilmente serviva per tagliare il legno con i cunei che tenevano fermo il tronco, un chiodo fatto completamente a mano.
Guarda qua che dettaglio. Sai cos'era quel bugigattolo lì? Erano i cessi. I cessi non erano in casa, quindi dovevi uscire di casa, andai nelle tue scalette, andai nel tuo sgabuzzino non riscaldato, facevi quello che dovevi fare e uscivi. Quindi non è che ci stavi i 20 minuti o le mezz'ore come stanno tante persone oggi. Poi se come oggi hai il cesso riscaldato e il wifi, è la fine proprio. Il tutto aggiunto naturalmente alla durezza della vita di allora, quindi si aggiungeva anche questa cosa della terribile pandemia, come se non ci fosse abbastanza mortalità dovuta alla denutrizione o chissà quali altre malattie. Per farvi capire, fino alla prima guerra mondiale, fino a dopo la prima guerra mondiale, gli antibiotici non esistevano, quindi tu ti pungevi con una rosa, ti prendevi il tetano, ci lasciavi le penne. Era così labile il fatto di vivere o morire. Naturalmente poi le leggende del paese dicono che ci sono ancora le voci dei morti che corrono per il paese la notte. Ovviamente sono leggende, oppure se qualcuno ha il coraggio potrebbe passarci la notte qui e vedere se è vero. Beh ragazzi, siamo arrivati anche questa volta alla fine di questo piccolo video più esplorativo che di viaggio. Spero di averti fatto conoscere un posto che non conoscevi. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, lasciami un like se il posto ti è piaciuto e il video ti è piaciuto, in modo che lo possano vedere più persone possibili. Trovi tutto in descrizione sulla mia attrezzatura e ricordati di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, e noi ci vediamo alla prossima e resta connesso che ho in serbo parecchie belle sorprese. Ciao!